Eccoci signori, al giro successivo Nicola Montalbini, sempre all'attacco di Joao Vale Silva, giusto, detto giusto? Joao Vale Silva, veramente una grande gara da parte di questa giovane promessa internazionale, questo ragazzino. Arrivano i doppiati e fra poco dovrebbero spuntare Nicola Montalbini e Joao Vale Silva. Al giro prima Nicola ha tentato un attacco su un doppio prima del tornante e a momenti mi tocca a terra sulle ruote posteriori di Silva. Nicola, eccoli, Nicola in grande controllo, spero lo vediate, Nicola in grande controllo, meno male sta rallentando, ma a terra vicinissimo lo stesso, cerca la traiettoria per attaccare, è un punto a lui molto sicuro, un interno, ma Silva gli chiude la strada, sta veramente discendendo tanto Joao Silva. Ed ecco Nicola che cerca l'interno con il salto, Silva chiude nuovamente la strada, bravo sto ragazzino. E Zimmermann in terza posizione che comunque mantiene il distacco e pronto ad approfittare ormai ovviamente di un contatto tra i due o comunque di un rallentamento dei primi due pesante dato da una toccata. Non è nelle condizioni Zimmermann di attaccare i due di testa. Guardami quando passano questo giro con il KTM lì, dov'è Cesari e dov'è Schreiber. Cesari è il 12 e Schreiber è il 122 del gruppo che c'è dietro. Ragazzi, veramente, veramente impressionante. Non molla Nicola nelle discese. Lo vedremo passare al tornantino. Eccolo, traiettoria diversa. Gli è girata troppo la moto, non ha potuto fermare la moto. Ma Nicola Montalbini sta concretizzando sempre di più il suo forcing a Joao Vale Silva, grande Nicola. E adesso lo aspettiamo su questo salto. E ce l'ha fatta, lo deve aver passato da qualche parte, perché vediamo il pubblico che esulta alla grande, quindi aspettiamo di averne la conferma visiva sul passaggio. Vediamo chi sarà il primo a saltare, attenzione ai doppiati, 144. E stanno arrivando ed è Nicola Montalbini in prima posizione che se ne va. Signore, Nicola sta dando il tutto per tutto e se ne sta andando. Guardate cosa è in grado di saltare rispetto a Joao Vale Silva, capirete il perché del pericolo. E Zimmermann che sta cercando di andare a recuperare Joao Vale Silva. Nicola Montalbini c'è, Nicola Montalbini se ne sta andando. Nicola Montalbini sono i colori dell'Italia che stanno dominando, meno male perché siamo in Italia. 155, 167, 206, 24, 110, 110 Stefan Schreiber, 14, non vediamo Andrea Cesari, deve essere avanti. Hai visto Andrea Cesari il 12 dov'è? Non vediamo più niente, signori. Comunque grande gara di Nicola Montalbini. Veramente un caro ragazzo, l'abbiamo intervistato prima, spettacolo, ha dominato, ha controllato, ha sofferto nelle fasi iniziali, non si è perso d'animo e quando ha voluto ha mandato in pressing l'avversario ottenendone la disfatta. Una gara perfetta, qualche rischio sul doppio che vi abbiamo fatto vedere, ma dove veramente la superiorità di Nicola è esaltante, è in grado di dare 5-6 metri a Joao Vale Silva, che a sua volta ha dato dei metri a grandi campioni come Schreiber, a grandi campioni come Zimmermann, a grandi campioni come Martin Liska. Una gara combattutissima, un'unica certezza: Nicola Montalbini è in prima posizione, Nicola Montalbini sta dando lezioni di guida, per quanto anche gli altri signori stanno dando grandi lezioni di guida a tutti, e speriamo che nulla cada e che il nostro Nicola riesca a continuare la gara con la perfezione che lo contraddistingue ormai da anni. Speriamo che duri anche la nostra batteria, non mollarci, che dobbiamo vedere come sta il nostro Andrea Cesari. Grande Nicola! Eccolo! E comunque vediamo anche Joao Vale Silva, non molla un ragazzino, e vediamo Zimmermann, cosa è successo? No, Nicola c'è, madonna, non farmi spaventare. Ecco qua Zimmermann, terza posizione, vediamo Cesari chi passa adesso. Schreiber cos'è? Il? 110, vediamo chi arriva. 155 ad essere Liska.
150 Lisca, quindi è in quarta posizione. Poi vediamo un passaggio, 110 Stefan Schreiber. E dietro a Stefan Schreiber, ma la moto c'è scritto il 12. Cazzo, quella non è la casacca di Cesare, ma c'è il 12. Veramente, non capiamo. Sulla moto c'è scritto il 12. Vabbè. Allora dovrebbe esserci Andrea Cesari che dietro Schreiber. Quindi se così fosse, vi confermiamo comunque il comando della gara di qualche giro nella fase iniziale da parte di Andrea Cesari. Non vediamo, non abbiamo visto passare però Mattia Torraco o Peppa, vediamo che non sia successo niente. Sicuramente una gara 2 dove questi piloti si affronteranno e combatteranno ancora di più. Ventura, grande, purtroppo Ventura è stato sicuramente coinvolto nell'attacco iniziale alla prima curva. Ragazzi, è infinita la QX1 di 20 minuti, è realmente infinita. '72, vediamo Beto, grande gara anche di Beto, purtroppo quando si parte indietro si ha un intoppo, signori, qui non si recupera nulla, basta, prendi 100 metri ed ecco Montalbini con nonchalance surclassa, si sposta sulla sella, signori, grande nonchalance, sta gestendo, ma deve stare attento perché Silva è sempre dietro, lo mira, e anche Zimmermann dimostra di avere grande prestazione fisica e non molla. E vediamo il campione italiano 2011 QX4, Verdiana, grande Bianchi, con la sua famiglia che è venuta a vedere questa gara. 110 Schreiber e il 12, lei ci ha scritto 12, Andrea Cesari, eh sì, Cesari, signori, ha attaccato a Stefan Schreiber. Cesari attaccato a Stefan Schreiber, cazzo, grande Cesari attaccato a Schreiber, grandioso, si sta confermando. Ed ecco che vediamo Mattia Torraco che non vedevamo, meno male c'è, quindi duello serrato, Stefan Schreiber, Andrea Cesari e lì a poche posizioni Mattia Torraco che stanno tenendo lo stesso ritmo di gara. Signori, Andrea Cesari e Mattia Torraco stanno tenendo il ritmo di gara di Stefan Schreiber, del signor Stefan Schreiber, fino all'anno scorso visto come un extraterrestre in terra, e questo vuol dire grandi miglioramenti per il nostro team italiano. E ricordiamo una grande gara anche del Flying Davis Squadra di Hiller Farri, che porta con Stefan Schreiber un pilota a ridosso del podio e che ha fatto veramente una gara spettacolare. Signori, a questi livelli, a parte il primo Nicola Montalbini e Ovale Silva, a parte i primi tre, che comunque sono i primi tre del podio, gli altri sono tutti stanno girando tutti negli stessi tempi e sinceramente sono tutti piloti che se gli danno strada bianca davanti, strada libera, vi possiamo assicurare che staccano tutti gli altri. Ecco un passaggio di Nicola che ha monopolizzato la nostra telecronaca, ma è un toro, questo ragazzo è un toro, sta andando come un leone, non molla. Vediamo Zimmermann e non vediamo passare Yao Vale Silva, non abbiamo visto passare Yao Vale Silva, non è passato Yao Vale Silva, non lo vediamo, dove è andato a finire Yao Vale Silva? O mi ha ripassato Montalbini, che lo ritengo alquanto impossibile, oppure... Ma vediamo il 12, Andrea Cesari che sta tenendo Stefan Schreiber e Mattia Torraco che si è fatto sotto e sta incalzando Cesari. Vediamo sul finale gara la prestazione atletica di Torraco che si sta facendo vedere. Anche Torraco è un macinatore di chilometri, ma ricordiamo che anche Cesari si è presentato con una forma fisica splendida e che sta tenendo, signori, Stefan Schreiber davanti, Andrea Cesari dietro, Mattia Torraco dietro a lui, non vediamo Silva, Yao Vale Silva che è autore di una grandissima competizione, ha tenuto testa a Nicola Montalbini,
Adesso cercheremo di darvi esattamente le posizioni quando dovrebbero mancare. Ormai no, è finita signori, è finita. Ordine d'arrivo, quindi dovrebbe essere confermato. Nicola Montaldini, Zimmerman, Martin Lisca 155, dovrebbero essere i primi tre, e non abbiamo visto Yao Vale Silva, non sappiamo cosa possa essere successo. Signori, dal Fero, da quadisti.it, video cronica in diretta di gara 1 della Quiz 1. È la prima volta che ve la proponiamo, è stata fantastica, sono state emozioni a non finire. Signori, un grazie ancora, forza Italia, forza Nicola Montaldini, un saluto.